Mi chiamo Salvatore Fucci e sto qui a Fontanarosa nel mio studio di pittura. In effetti sono da tanti anni che è nato così come una semplice passione e poi come ogni passione che uno si vuole dedicare diventa insomma una dedica continua quasi per tutta la giornata. Sono da molti anni che in effetti ho avuto anche delle esperienze fuori che cerco di catturare un po' quello che è la natura e imprimerla. E qualcuno, così anche per fare un po' di ironia, mi chiamano maestro, ma in effetti noi sappiamo che il maestro è ben altra cosa. O qualche altro dice artista, ma artista è uno che vive le cose in una maniera fuori dalla realtà. E in questo forse mi ci trovo, perché nel momento in cui io mi dedico a fare qualche lavoro esci fuori completamente da quella che è la realtà quotidiana, però poi considera anche le altre attività, no? Oggi possiamo tutti quanti chiamarci artisti perché penso che ognuno di noi vive al di fuori della normalità in tutte le arti, in tutto ciò che è espressione, perché noi non dobbiamo intendere come arte solamente la questione pittorica o scultorea, ma l'artista è anche chi parla, chi annuncia qualche cosa con arte, chi si presenta nelle varie forme di arte. Oggi purtroppo c'è una piccola confusione, no? Io immagino un po', riflettevo spesso su questo fatto, no? Mettiamo l'epoca di Michelangelo, ci stavano questi chef. Chi era considerato artista? Lo chef o Michelangelo? E mi viene questo dubbio, che oggi purtroppo valutiamo tante volte delle cose che sì, fanno bene anche alla nostra non anima, però non valutiamo quelle che è l'espressione, perché qualsiasi cosa noi riusciamo a vedere non è una semplice, dice vabbè devo fare un quadro, realizzare qualche cosa perché voglio farmi conoscere, non è questa la realtà. Oggi esprimersi attraverso un linguaggio del quadro è la cosa importantissima, cioè io penso che nel momento in cui parlo, allora la gente ascolta la stessa cosa, mentre il quadro quando parla, ad ognuno di noi parla in una certa maniera. E questa è la cosa meravigliosa. Io lo vedo nel momento in cui mi vengono a visitare qui anche fuori, vedere l'emozione della gente, la vibrazione nel vedere dei colori. Qualcuno si ritrova all'infanzia, qualcuno si ritrova in tempi moderni, qualcuno si ritrova anche in qualche disavventura che ha avuto. Quindi l'arte, la considerata in questa maniera, diventa veramente la vera espressione. Io dipingo in una parte con la luce, ma quasi che non voglio vedere quello che sta fuori, perché mi piace molto immagazzinare, girare e far lavorare poi la fantasia. Se non l'arte, un quadro, non ha senso, allora tanto vale che uno fotografa, l'imprime sulla pellicola e la proietta. Invece il quadro deve essere un'emozione che viene trasmessa proprio, questi pigmenti di colori che frullano nella mente e poi a contatto con la tela ti esprimi, pensando sempre ciò che tu comunque hai immagazzinato, perché non è certamente, noi quando soprattutto io mi fermo a visionare i fiori, la campagna o anche un soggetto particolare, la vedi la grandezza di Dio, perché solo così fermandoti davanti a un quadro, anche a un quadro di frutta, vedi le meraviglie che Dio ha messo a nostra disposizione. E noi cerchiamo di dare, far vibrare tramite, facendo parlare l'arte, la coscienza dell'uomo. Beh, oggi purtroppo siamo afflitti da tanti problemi, che abbiamo paura del futuro, dell'esistenza, vogliamo accaparrarci. A proposito di questo, leggevo poco tempo fa, parlando di quanto Sant'Antonio amava gli animali, però anche lui non amava un animale, e questo animale era la formica. Perché la formica si affanna d'estate, non si gode niente, pur di incamerare qualche cosa. E questo certe volte siamo un po' noi. Ma nell'arte la visione del qualcuno dice ma tu pensi all'oggi e al domani te ne frega. Ma quando uno sta a contatto con queste cose meravigliose, che la natura, che l'arte, che la conoscenza, perché poi tu ti confronti con gli altri, allora riesci a conoscere l'uomo, conosci meglio la natura e apprezzi soprattutto quello che Dio ha fatto. Allora, tante volte noi che siamo oberrate da tanti
scadenze, non pensiamo a vivere realmente la vita, però ogni tanto bisogna concedersi qualche uno spazio. E allora che fai? Ti metti di fronte a una tela e incomincia a immaginare. Allora nel momento in cui tu ti immedesimi in un particolare, tu la vivi. E la vivi come se fosse una vacanza. La vivi apprezzando quello che è, fortunatamente senza spendere una lira. Questo è un po' i messaggi nell'arte, ce ne sono tante. Noi vediamo qua una frescura che in effetti ti viene la voglia certe volte di lasciare tutto e immedesimarsi in quella realtà di fresco, di contemplazione, anche se sappiamo che in ogni casa che noi vediamo ci sono i problemi. Però visto nel globale, noi viviamo veramente una realtà meravigliosa. Oppure di fronte a un lago, dove c'è questa esplosione di colori e quest'acqua che sembra quasi camminare in questo momento della natura. Oppure, guardando un po' alla realtà di questi mesi, i covoni. Quindi un po', se vedete un po' di tanto giallo, è perché io mi ispiro alle varie stagioni, e questa è la stagione del giallo, dove la paglia la fa da padrona, i pascoli in mezzo a queste distese in effetti di grano mietuto e ancora da mietere. È una realtà meravigliosa, e questo è l'arte in effetti, perché ti porta a uscire da quello che è il quotidiano, le solite figure, le soliti problemi, e vai e navighi in una maniera eccezionale, spaziando. Una volta mi ricordo che vedendo una mostra, e questo è stato Sebastiano Somma, disse: ma quanti pittori ci sono in questa galleria? Ci sono uno, perché lui ha notato in effetti che ci sono tante esempi diversi di pittura, come se fossero tanti pittori, perché noi siamo abituati a vedere, non so, oggi si fa una mostra dell'avanguardismo, allora vediamo un certo filone di quadri, mentre sull'impressionismo vediamo invece spaziare da quelle che può essere l'impressione dell'immagine anche dalla realtà. Io mi sono raffigurato anche in un vecchio, quello che fra poco arriverò, no? Per vedere un po' la tranquillità, la serenità, perché ognuno di noi, arrivato a un certo punto, ha bisogno anche di fermarsi, dire: adesso contemplo ciò che ho fatto. E in effetti questa è la vita dell'artista, una vita spesso volte, diciamo, combattuta. E poi un altro, diciamo, cosa che vorrei sfatare è quando dice: ma l'artista è quello che muore sempre di fame. Forse una volta era così. Oggi non è che un esagero nel momento in cui si propone alle persone, anche a livello, perché ognuno vuole prendersi qualche pezzo e portarlo via. La cosa bella è che tu devi dare qualche cosa, e la ricompensa, anche se minima, devi ottenerla, se no non viene apprezzato da chi piglia il quadro e di chi lo propone. Questo è un presepe fatto ricavato su un tronco di olivo, e raffigura un po' tutta la, vedi, partendo dalla chiamata della stella cometa, i re magi e i pastori che si avviano poi verso la capanna. Là ci sta un altro episodio, che io feci l'ultima cena, sì. Poi alla fine dice: ma fammi contare, ho sbagliato qualche cosa. Contai e gli apostoli erano 11. Non riuscivo a vedere e né mi ispiravo a trovare un personaggio che è quasi simile a quello. Allora che ho fatto? Mi sono inserito io. Dove stai qui? Sulla destra. Sembra la destra del padre, se no, no, alla sinistra del padre, alla destra del quadro. Questo quadro qua non è l'Annunciazione, questo è il dopo Annunciazione. Noi vediamo perché? Vediamo l'angelo, vedi, proprio l'espressione di soddisfatto, perché ha compiuto la sua missione. La Madonna da umana diventa già Madonna, proprio assunta già, lo Spirito Santo ormai già si è invasa, e la vediamo proprio in un atto di preghiera, di ringraziamento quasi, anche sapendo che in un paese piccolo una notizia del genere poteva fare scalpore, e invece lei l'accetta, eccolo. Thank you.
Allora, perché in effetti l'amore per l'arte? Questi sono i lavori che faceva mio padre. Mio padre era del 1911 e a quell'epoca lui ha studiato a Roma in taglio. E diciamo che lui in prevalenza faceva questo tipo di lavori qua. Naturalmente nei nostri paesi a quell'epoca non tutti si potevano permettere questo tipo di lavoro, quindi ha lavorato anche facendo delle composizioni di camera da letto e altri. Però in effetti diciamo che questo tipo di lavori, io quando entravo nella bottega di mio padre, quel profumo del legno, quella minuziosità nel modo di lavorare il legno, ha dato l'input necessario affinché anche io pigliassi la matita e incominciare a fare qualche cosa. Anche se lui non voleva, perché all'epoca un artigiano veniva pagato casomai con un bottiglione di vino o una bottiglia d'olio, quindi dicevano tu devi andare a scuola, perché a scuola ti può assicurare qualche cosa di meglio. Però nell'anima, anche se sono andato a scuola, però nell'anima, nella passione c'è stata sempre la questione dell'arte. E infatti poi l'arte, diciamo 30-40 anni fa, ha pigliato il sopravvento su quella che è stata la mia attività. Questo è un piccolo, fece una mostra mio padre, e in effetti per far capire anche ai giovani che oggi c'è bisogno di qualcuno che si ferma a guardare e a continuare un lavoro. Questo giornalista infatti scrisse: Mastro Pasquale, artista senza allievi. Immaginatevi un po', un ragazzo che oggi ha la capacità di fare questo tipo di lavoro. E qua venivano gratis a imparare le cose, non è che si pagava, non era una scuola a pagamento. Immagazzinarsi di questo bene sarebbe stato per loro un grande avvenire. Invece non sono mai stati stimolati, come anche oggi. Oggi, diciamo, nelle nostre realtà non ti danno spazio, perché pensano, vabbè, questi sono stravaganti, sono zingareschi, gente che si mette pitta e pensa di realizzare chissà che cosa, senza conoscere che veramente c'è, nell'arte si ritrova un po' tutto, come pure in questo tipo di scultura, no? Qua ho voluto raffigurare, e Gesù quasi si è stancato di stare in croce perché lo stiamo facendo diventare troppo buono. E lo guardiamo solo sotto il suo profilo e non guardiamo quella realtà della crocifissione, che è questo Cristo che è morto per i nostri peccati. Noi lo vogliamo togliere, ma non è così la realtà. La realtà dobbiamo affrontare, dobbiamo avere il coraggio di guardare la croce, non di farlo scendere dalla croce. Questo è l'angolo incriminato, dove qua passo soprattutto le migliori ore della mattina presto, in un angolo dove oltre che la visione della luce c'è un albero e il resto non c'è niente, appunto perché voglio che tutto ciò che io immagazzino e che prendo dalla fantasia, sono un tipo abbastanza fantasioso e qualcuno mi dice che esagero le cose, ma se non si esagera, come si fa a portare avanti un discorso in una pittura dove il colore, l'atmosfera, le vibrazioni debbono fare da padrona? Dei quadri che non si riescono a pigliare perché l'ho messo in vetrina. Questa scultura qua richiamo ancora una volta il ruolo di Gesù, come lo intendiamo noi. Allora noi, ho detto, non vogliamo vedere più la croce. E allora lui ci accontenta ed è sceso e si è seduto, aspettando di dialogare. Comunque, nonostante è sceso dalla croce, io non vedo personaggi che stanno usciti. Poi si adoperano qualsiasi materiale per dipingere, no? Questo per esempio è una tavola che serviva per fare la pasta fatta in casa ed è usurata dal tempo, non solo, ma delle mani che hanno fatto tanta pasta. Allora abbiamo rimasto un po' il segno della tavola,
però raffigurante qualche cosa che oggi non si vede più. C'è questo recipiente, adesso non mi viene il termine, che sta sul fuoco e che là dentro non è che ci stanno chissà che cosa, caviale altro, verdura, con delle cipolle, dei peperoni, una pignatta vicino là con i fagioli, e questa era la felicità, questa era l'allegria, ma soprattutto l'allegria che non si vede qua, perché questa è la parte del focolaio, ma di fronte a questo c'è ognuno di noi. E allora l'arte è bella per questo, uno dipinge il soggetto e tutta l'altra è immaginazione. Facendosi un po' alle cose naturali, alle cose che uno non va oltre, San Giuseppe si sta chiedendo, dice, ma sto figlio di chi è? E si mette la mano in fronte. Che l'uomo si è sempre posto e si porrà sempre, fin quando non, con l'aiuto dello Spirito Santo, non va nell'essenza delle cose, non si rende conto che, come a me, io se il Signore non mi ispira, io non riesco a fare di proprio nemmeno una linea. Quando Antonio, mio figlio, stava in seminario, i primi anni, vennero con tutti i seminaristi a vedere la nostra chiesa e hanno visto la Madonna, hanno concelebrato insieme al parroco, e poi sono venuti a casa e uno di questi ha visto questo quadro. Ho detto, oh, questa è la Madonna. È la Madonna che stava là, nella chiesa dove abbiamo celebrato. Sì, sì, è qui. Dice, ma perché ci hai fatto un Cristo sopra? E ho detto, ma quale Cristo sopra? Ma come, sta Cristo in croce? Io non l'avevo mai notato. Poi, guardandolo bene, è un caso naturalmente, e sopra l'immagine di questa Madonna, vediamo, la testa di Gesù, con la mano così, che sta in croce. Ed è perfetta, come negativo, è perfetto. Proprio sta che, come se vuole, salire sopra la testa della Madonna. E siccome quando si danno i fondi, chiaramente si dà poca importanza alla varietà, si pensa più alla sfumatura, quindi si danno dei colpi a caso di pennello, qua è venuto perfetto, come se uno l'avesse disegnata e messo là sopra, e che io non me ne ero manco accorto. Barba, la mano, proprio sta così, sopra la testa della Madonna. La mattina, ecco qua, questa è la... Ah, sì, sotto... Ecco qua. Sotto la finestra. Sotto la finestra. Con la luce... Il libro delle Odi, poi le varie preghiere, il rosario. E solo così si riesce un po', non solo a comprendere perché esisti, ma anche l'arte che il Signore ti ha dato è un mezzo di evangelizzare. Perché quante volte, per esempio, ispirandomi alla Via Crucis, questa scultura in linea che sta a Carpignano, sì. E là in effetti c'è, oltre insomma alla figurazione, la raffigurazione della passione, però ci sta nei visi il dialogo che Gesù ha avuto durante questa via del Calvario. Sì. Quello invece è un ritratto che ho fatto nel 1970, mi sono immortalato là in divisa in grande uniforme.